Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Siamo da poco usciti dal lockdown imposto a seguito della pandemia Covid-19, ma l'Italia stenta ancora a ripartire. Serve sicuramente una comune presa di coscienza generale e capire tutti che bisogna darsi realmente da fare, ognuno per la sua parte, per far ripartire il nostro paese. Oggi cerchiamo anche di capire che ruolo hanno e soprattutto possono avere le donne in questa fase di ripresa del nostro paese. Ricordiamo che si è dovuto aspettare il 12 maggio per vedere il nostro Premier Conte correggere lo squilibrio all'interno della cabina di regia guidata, come tutti sappiamo, da Vittorio Colao per la ricostruzione del gruppo anche di super esperti dove la presenza femminile purtroppo era quasi inesistente. L'apertura a task force e comitato scientifico a più donne è però avvenuta oramai a quasi un mese dalla fine del lavoro di questo team di lavoro e dopo tante polemiche, appelli e flash mob che si sono anche succeduti sul web. Oggi ospite di OK Italia Parliamone per parlare proprio del ruolo che le donne possono avere per lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese. Abbiamo la cofondatrice e vicepresidente del gruppo di comunicazione corporate e consulenza strategica Comine Partners, Elena Di Giovanni. Buongiorno Di Giovanni. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito e grazie per voler trattare un tema così sulle prime pagine dell'inclusione delle donne in questo momento di crisi, come è stato gestito. Devo dire che, come avrete letto dai giornali, molte donne sono ribellate perché nella gestione della crisi le donne sono state dimenticate, così come la cultura, aggiungo. I grandi assenti di questa crisi sono state le donne e la cultura. Questo è vero, ma le donne... chiusa l'esperienza della Task Force 3, se nella fase 3 il lavoro che è stato svolto appunto dalle donne, che ricordiamo sono state economiste, imprenditrici, sociologhe, studiose, chiamate ad affiancare questa squadra che, l'abbiamo detto in premessa, no? Era prevalentemente maschile. E se tutto questo lavoro fatto non si dovesse tramutare in concretezza per il piano di rilancio dell'economia italiana, non corriamo il rischio che l'aver cooptato in corso d'opera 11 donne importanti, affermate, possa soltanto rivelarsi una delle tante operazioni di facciata? Beh, sicuramente lo è stato perché non ci avevano pensato prima e quando si è iniziata a lavorare nel momento di crisi la task force era composta prevalentemente da uomini. Questo ha comportato, io non dico che le donne siano meglio, ma sono complementari, ci voleva una visione, come la chiamo io, ci voleva una diarchia per cercare di risolvere i problemi, perché i problemi principali durante questa crisi li hanno avuti proprio le donne, in primis le donne che lavoravano, e le donne producono anche economia. Il rischio c'è stato e c'è tuttora, e infatti è stato denunciato da parecchie donne importanti. Emma Bonino ne ha parlato sempre, è un tema che non era caro ad Emma Bonino, eppure lei stessa si è resa conto in questo periodo che sono state completamente dimenticate. C'è il rischio anche che uscendo da questa crisi ritornino ad essere dimenticate, perché questo governo è prevalentemente costituito da uomini. La Bonetti è stata brava perché ha costituito una task force solo femminile, ma anche lì ha ghettizzato le donne, perché quando si crea un gruppo solo di donne non si mischia e non si riesce a costruire come veramente varrebbe la pena fare in questo momento e come hanno dimostrato altri paesi esteri. Questo sì. Di Giovanni, lei ha girato il mondo anche come moglie di un diplomatico in carriera, d'altronde, e grazie a questo suo girare si è specializzata anche in comunicazione di impresa e relazione con i media. Ricordo che ha ricoperto anche vari incarichi di prestigio, ne cito giusto alcuni: è stato capo ufficio stampa per Mondadori Editore, direttore della comunicazione e delle relazioni esterne sia per la Fondazione La Biennale di Venezia, ma anche per Almaviva, e poi anche nel 2015 per Expo 2015. Attualmente parlava di cultura poco prima, penso che abbia la cultura molto a cuore perché siede anche nel board
della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Lei quindi è sicuramente una di quelle donne che si è fatta valere sul campo con dedizione e professionalità. Bene, durante questa pandemia abbiamo visto in prima linea donne come, citiamo la Merkel, la Von Leyen, la Lagarde, avere un ruolo veramente da protagoniste. Ma in Italia invece continuiamo a vedere una leadership che è quasi esclusivamente maschile, lo diceva anche lei prima, no? Anche nella stessa compagine di governo le donne sono in netta minoranza rispetto agli uomini. Questa crisi, secondo lei, potrà contribuire in qualche modo a far emergere una maggiore consapevolezza del valore e del ruolo delle donne nella nostra società? Allora, partiamo dalla cultura, che la cultura è la madre della politica, o perlomeno lo era. E io ho detto che è stata la grande assente di questo periodo, perché è mancato il dibattito culturale. Le persone che operano nel mondo culturale hanno cercato di farsi valere, però è mancato il dibattito culturale che c'era sempre stato in passato. E questo ha fatto sì anche di non creare realmente delle idee, che è stata la vera mancanza della task force. Sul gender, sulle donne, si erano fatti dei passi da gigante grazie alla legge Golfo, che aveva istituito le quote rosa nei consigli d'amministrazione. Negli anni si erano fatti veramente dei passi da gigante, adesso si è ritornati molto indietro. Purtroppo nell'ultimo anno si sono fatti dei passi indietro. Io non credo che con questa crisi riusciremo a trovare una soluzione per il gender gap, che poi non è solamente in politica, ma è anche a livello, in Italia l'abbiamo molto a livello economico. Lei citava dei paesi molto interessanti, sono i paesi che hanno, quelli gestiti dalle donne, che sono stati anche i paesi che hanno gestito meglio la crisi del Covid, che hanno reagito meglio, mi riferisco alla Germania. E in Europa e all'estero, fuori dall'Europa, ci sono delle donne al potere. Non è un problema non è un problema di gender, non è un problema di donna o uomo, non la scelgono perché donna, perché in Italia facciamo anche il grande errore di dire: beh, prendiamo lei perché è una donna, sicuramente sarà nominata lei perché è una donna. Anche se non è stato così, per esempio, per Confindustria, che erano due che concorrevano a Confindustria e alla fine ha vinto l'uomo, quindi è stato scelto l'uomo, ma c'era anche il rischio, la donna che si presentava, la Licia Mattioli, era bravissima, mi dispiace molto che non abbia vinto, e sicuramente anche perché è una donna, però se avesse vinto io sono sicura che tutti avrebbero detto ha vinto solo perché è donna. E c'è questo grande rischio, perché lo abbiamo visto anche per esempio anche nel mondo sindacale, abbiamo visto che c'è stato pian piano un avvicendamento, dove ci sono state, ecco, iniziò con per esempio in CGL la Camusso, poi subito dopo anche la CISL aveva pensato di mettere una donna, ora si aspetta che dopo l'avventura di Angeletti anche lì venga messa una donna, perché pare che dia un valore aggiunto, però attenzione, in alcuni casi si pensa che dia un valore aggiunto in termini di immagine, ma non di contenuto, infatti, questo sia grave. Di consenso, tra l'altro è anche giusto, perché noi donne siamo più di voi uomini su questa terra, vivete anche più a lungo. Viviamo anche più a lungo, come ci ha raccontato Ilaria Capua, però è vero che in questo momento in Italia si ragiona sul mettere una donna solamente per il consenso, sì. E in effetti, come diceva lei, per la task force è stato veramente vergognoso, e in effetti la task force oggi viene accusata di non aver prodotto delle idee, vero. E di non aver prodotto soluzioni concrete. Questo sì. Io credo che questa sia anche parte della mancanza delle donne dall'inizio. Sì, Di Giovanni ha citato un personaggio, Ilaria Capua. Noi durante questo periodo di pandemia Covid-19, alcuni volti femminili sono diventati a tutti noi veramente familiari. È proprio il caso forse anche della virologa Ilaria Capua, che oggi ricordiamo che dirige un importante istituto in Florida. La Capua è quindi un esempio vivente di pari opportunità, però pari opportunità raggiunta in un altro stato. In Italia ci sono ancora dei settori, penso a titolo di esempio anche tutto il settore dell'ICT, dove questi settori si considera che siano ancora adatti agli uomini e non alle donne.
Quindi opinione pubblica, imprese, istituzioni, come affrontano realmente la parità di genere? C'è ancora molta da strada da percorrere in Italia? Le aziende ICT sono veramente un problema, ma sono un problema perché non trovano donne con le lauree STEM. Quindi è un problema che parte dalla scuola e dalla formazione e quindi dall'educazione nelle case e di nuovo dalla cultura, quindi è un problema di cultura italiana. Effettivamente le poche donne che sono a capo di aziende di ICT sono delle donne veramente in gamba e portano risultati. Ci sono altre aziende di ICT che hanno fatto dei programmi per promuovere le donne e quindi dei programmi di assunzione di donne e hanno notato che in un anno che hanno assunto il 10% in più di donne hanno aumentato il loro fatturato del 10%. Questo è provato anche in altri casi, però effettivamente sicuramente quella è un'area di grande difficoltà, come ci sono tante altre aree che sono più difficile accesso per le donne. Però in questo momento, secondo me, dobbiamo pensare alle aree che sarebbero di facile accesso, pensiamo anche al mondo dell'economia. Noi vediamo che a capo della BCE abbiamo una donna, abbiamo la Lagarde, a capo di un'istituzione politica come Unione Europea abbiamo la Ursula von der Leyen, una donna ancora che viene fuori da un paese gestito da una donna. E quindi in Italia non c'è proprio la mentalità, la cultura. Ecco, però in tanti, soprattutto spesso succede anche all'interno di alcune grandi e importanti associazioni di rappresentanza datoriale, imprenditoriale, non si vede di gran buon occhio l'obbligo delle quote rosa all'interno dei consigli di amministrazione, perché si ritiene che se la donna ha in sé le capacità per poter arrivare ai vertici, non vi sono ostacoli. Così come anche in politica sappiamo bene che soprattutto quando poi si corre per le regionali c'è il doppio voto, deve essere congiunto fra uomo e donna. È vero a questa tesi o è un alibi per poter non permettere alle donne di arrivare a posizioni apicali? Di base io sono d'accordo sul fatto che se una donna è brava arriva, diciamo, in un paese normale. Il nostro non è un paese normale, quindi le quote rosa sono servite a creare una distorsione momentanea e senza le quote rosa non ci saremmo arrivate. È vero che molte associazioni percepiscono le donne come una noia piuttosto che come un valore, soprattutto quando le si devono inserire in dei consigli di amministrazione. Però in questo io faccio un invito ai grandi, nostri grandi cacciatori di teste, sono poi sempre gli stessi che operano negli stessi settori, che scelgono sempre le stesse donne per i consigli di amministrazione. Quello è un altro problema, cioè dove pescano queste donne? Le devono prendere perché le quote rosa gliele impone e vanno sempre a prendere le stesse donne, tanto che oggi ci sono donne che fanno solo CDA. Cosa fa nel lavoro? La posso provocare un po', Di Giovanni? Non c'è il rischio che queste donne vengano cercate e messe sempre all'interno di questi posti in CDA, forse perché hanno un po' snaturato il loro essere donna? Cioè, se ho capito bene quello che lei diceva, la donna può portare una completezza anche di visione. In alcuni casi ci sono donne invece che forse inseguono un po' troppo il modello maschile di manager e di imprenditore. C'è questo serio rischio anche? Beh, quella era una cosa che si faceva molto in passato, no? Il mondo femminista e l'evoluzione, poi inseguito il mondo manageriale degli anni 80-90, manageriale femminile, inseguito molto il modello maschile. Oggi invece io credo che ci sia un role model femminile, un modello femminile che funziona veramente, la donna non deve snaturarsi, però delle volte si trova costretta a farlo perché altrimenti viene considerata dall'uomo troppo donna. Ecco, questa è la grande sfida per noi donne. Giustissimo, giustissimo. Lei oggi, ecco, è una donna che è alla guida di un'importante società, lo abbiamo detto in premessa, la Comine Partner, società che si occupa di comunicazione e consulenza strategica alle imprese. Quanto questo settore ha risentito della crisi economica legata alla pandemia Covid-19 e in che modo vede la ripresa per il settore? Prima di tutto voglio dire che
io sono l'unica donna con quattro soci maschi, uomini, quindi già questo. Ma attenzione, Giovanni, non l'hanno chiamata per le quote rosa, perché lei è stata una delle prime. No, perché ho cofondato, quindi eravamo solamente due, un uomo e una donna, eravamo una diarchia perfetta, ma siamo perfetti adesso in cinque. Ed è buffo perché questo succedeva, abbiamo fondato la società nel 2014, nel 2015 sono entrati gli altri tre soci. E nel 2002-2003 io ero alla Biennale di Venezia ed ero una prima linea con quattro uomini, quindi mi trovo esattamente nella stessa situazione e nella stessa condizione. Ritornando al Covid, alla gestione del Covid, noi siamo una delle poche realtà che abbiamo avuto una controtendenza, perché ci occupiamo molto di aziende in crisi o di situazioni di crisi. Il Covid è stata una situazione di crisi e infatti voglio citare anche il libro appena pubblicato dai miei soci Gianluca Comin e Lelio Alfonso, che si chiama proprio Zona Rossa e il Covid tra infodemia e comunicazione, parla anche di questo. Se ce l'ha lì davanti, ci faccia vedere anche la copertina, così almeno. No, non ce l'ho qui davanti, l'è stata appena pubblicata, non ce l'ho qui davanti, ma è interessante perché parla proprio dell'infodemia, l'infodemia che ha creato poi la vera crisi, no? Perché c'era una crisi reale, parliamo di un paese, e lo voglio ripetere, dove abbiamo avuto circa 35.000 morti, perché oggi facciamo come se non fosse esistito o come se tutto fosse finito. Non è così. Purtroppo non è così. E le aziende, da un lato, hanno subito dei gravi danni. Penso all'automotive. La gente ha smesso di comprare le auto. Penso alle aziende di food. Hanno smesso, alle aziende di food, diciamo, ristorazione e turismo, non food. Supermercati è quella un'altra storia. Anzi, sono quelli che sono cresciuti da un punto di vista di incassi durante il periodo. E infatti hanno avuto delle crisi che hanno dovuto gestire, come hanno dovuto gestire il personale, i dipendenti, e lì siamo subentrati noi, quindi abbiamo visto un aumento del lavoro nonostante fossimo in smart working. Io credo che le aziende che hanno saputo reagire a questo periodo, quindi che si sono dotati anche di strumenti più tecnologici, perché ci sono state le aziende che erano già pronte e stavano facendo un percorso tecnologico, informatico un po' più ampio, e si sono ritrovati a doverlo accelerare, e queste aziende riusciranno bene. Invece ci sono aziende che hanno fatto più fatica, magari le nostre piccole e medie imprese, ma perché fanno fatica anche ad andare avanti, anche per tanti altri motivi, non solo per il Covid, e faranno, sicuramente per loro sarà un po' più difficile. Il nostro settore però ha delle grandi chance, e mi riferisco anche al fatto che oggi dei fondi stranieri guardano all'Italia come una piazza molto interessante, quindi oggi, piuttosto che fare internazionalizzazione, dobbiamo vendere il nostro paese Italia. Dobbiamo venderlo sia per... non dobbiamo svendere le aziende, ma dobbiamo sicuramente cercare investitori dall'estero. Ci sono state delle situazioni interessanti, come dei fondi che hanno acquisito delle aziende in Italia proprio in questo periodo di crisi. E per l'azienda acquisita è stata anche un tocca sana, visto che il governo ancora non è riuscito a dare la liquidità, i famosi contributi e la famosa cassa integrazione. Molte aziende le hanno dovute anticipare, quindi diciamo vedo una ripresa lenta, ma la vedo possibile. Tutti si aspettano a settembre un grande disastro economico, tutti dicono vedrete cosa succederà a settembre. Io spero invece che noi italiani possiamo essere così bravi a gestire i problemi economici, e spero anche che il governo lo sia, come siamo stati bravi a reagire al Covid, perché nessuno si aspettava una reazione così composta degli italiani, così composta, e sono rimasti a casa, e grazie a questo sono riusciti un po' ad evitare la diffusione di questo virus. Molto bene, allora con il messaggio di speranza e di fiducia, ovviamente con le parole di Elena Di Giovanni,
Ringraziamo i nostri ascoltatori, ringrazio molto Elena Di Giovanni per questa chiacchierata, questo confronto che abbiamo fatto sul ruolo e sul valore aggiunto che le donne indubbiamente possono portare alla nostra società, ma anche alla nostra economia. Grazie Elena Di Giovanni. Grazie a lei, grazie a voi tutti e a presto. Arrivederci a tutti al prossimo incontro. Grazie.